Io tanto devo dirti bravo perché hai fatto sinteticamente, hai raccontato delle cose che sia della personalità di papà e di quello che è la situazione del cinema di allora e di oggi, però io cerco di portare un piccolo apporto a quello che ne so e quello che ho vissuto e ho conosciuto. Intanto, come dici tu, per parlare politicamente, papà non ha voluto mai appartenere a nessuna fede politica, anche se poi lui era quello che ha dovuto scappare dal fascismo perché faceva l'imitazione, prendeva in giro Mussolini, quindi rischiava la pelle, più antifascista di lui credo che non ci sia stato. Non per questo era comunista, non per questo era democristiano, anzi non ha mai avuto una grande simpatia alla Chiesa, ai preti, è sempre diffidato, però era veramente un liberale, cioè come si può pensare liberi pensiero di Voltaire, di Rousseau, cioè era veramente, veniva da una cultura umanista. Però tutto questo tu l'hai rappresentato bene perché quando nel dopoguerra si è cominciato a fare il cinema, la ricostruzione del cinema, papà è stato amico di persone che potevano non entrarci niente con lui, invece erano grandi amici, era una grande famiglia. C'è questa cosa stupenda che siccome non avevano soldi, gli sceneggiatori, papà e Monicelli, Agi Scarpelli, poi facevano i film per soldati, c'era anche Moravia, c'era Flaiano, insomma non avevano delle case, dicevava che erano abbastanza ricorrute per poter invitare a sceneggiare e a lavorare in casa. Quindi hanno frequentato dei bar, per tanto tempo si sono fatti questi film meravigliosi scritti da Rosati al Caffè Greco a Roma e che vi ha condotti. Poi quando hanno cominciato ad avere un pochino più di soldi, un pochino più di fondi, avevano affittato insieme un albergo che si chiamava l'Albergo Moderno, che stava davanti alla Quirinetta, e in questa stanza d'albergo dove c'erano due letti, sceneggiavano. E succedeva delle cose strane, che facevano dei film, magari uno per Totò, uno di Antonioni, un altro era un capo e spada per Mario Costa, poi c'era Riccardo Freda, e a volte questi copioni che venivano messi sui letti diventavano, erano talmente in disordine che quello di Totò finiva in Antonioni, Antonioni finiva nel film di Totò, quindi c'erano dei grandi guazzabugli di copioni. Però questo vi fa capire che fermento e quanto si lavorava, quanto si produceva, e soprattutto con una grande amicizia con gli attori, con gli autori, con i produttori anche, perché i produttori anche loro, i grandi produttori, Ponti, De Laurentiis, Cristaldi, Soli, Peppino Amato, venivano anche loro dal dopoguerra e c'era questo grande fermento che ha prodotto questi grandi capolavori. L'hai raccontata bene tu, perché mi hai fatto pure pensare a Soneco, che era l'unico che imponeva sua moglie comprando un grande appartamento dove appunto tutti andavano e venivano, qualcuno ci dormiva, e questo rapporto, per esempio Antonioni Steno, era assolutamente normale all'epoca. Soneco raccontava che Antonioni ogni tanto si faceva vivo in questo appartamento e gli mollavano una scena da scrivere, perché avevano un copione da consegnare, magari era un film di Totò, e lui ci provava, la scriveva, poi alla fine gliela consegnava, e Soneco, Scola, Maccari dicevano vabbè, Michela non fa ride, e lui diceva ma io non faccio ridere, cioè prova ad aiutarmi, non faccio ridere, e gli veniva risposto e mica è vero che non fai ridere. Quando Monica Vitti dice mi fanno male i capelli, sapessi quanta gente ride in sala, cioè ci si prendeva parecchio in giro e c'era appunto questa quest'umiltà